buongiorno e un caro saluto a tutti. Io ho chiesto di salutare per prima perché ho altri due convegni dove devo portare il saluto, ma sicuramente appena avrò fatto sarò di nuovo qui con voi. Saluto il presidente di Coldiretti di Fermo e Ascoli, Paolo Mazzoni. Saluto la dottoressa Cinzia Gagliardi, comandante del Corpo Forestale della Regione Marche, il presidente regionale di Coldiretti Marche, Tommaso Di Sante, che non vedo ma spero che arrivi, ecco, e Andrea Berdanza dell'Osservatorio Criminalità Agroalimentare, e tutti voi naturalmente e tutte le autorità presenti. Solo 5 paesi al mondo possono vantare un surplus commerciale, manifatturiero e agroalimentare superiore a 100 miliardi di dollari, e l'Italia è uno di questi. C'è un paese nell'Eurozona che attira più turisti cinesi, statunitensi, canadesi, australiani e brasiliani di ogni altro, è l'Italia. Un paese che primeggia in quanto ad efficienza ambientale, meno CO2 e meno rifiuti prodotti dalle proprie imprese, e che durante la crisi globale ha visto il proprio fatturato estero, manifatturiero e agroalimentare crescere più di quello tedesco. Dentro questo Made in Italy di successo, un settore in particolare ha dato prova di vitalità e tenuta, dimostrando di essere un comparto trainante per tutta la nostra economia, ed è l'agroalimentare. Dal 2009 il valore aggiunto a prezzi correnti dell'intera economia è risultato pressoché stagnante, più 2,2%. Quello agroalimentare invece ha registrato un più 10,6%, di cui l'agricoltura più 14,2%, la trasformazione alimentare più 6,8%. Nel settore vino, per esempio, l'Italia conta su ben 332 DOC, 73 DOCG e 118 IGT. E poi c'è il biologico. Siamo i primi in Europa per numero di imprese e tra i primi al mondo per superficie a tasso di crescita. In questi due segmenti, vino e biologico, le Marche stanno dando un grande contributo a questa performance. Una statistica che è una risposta a tanti luoghi comuni che non rendono giustizia al nostro paese e rischiano di distogliere l'attenzione dai suoi reali problemi. L'Italia è certamente in crisi. Vive, quindi più di altri paesi, un momento di grande incertezza, appesantito dai suoi problemi, ma non è assolutamente un paese senza futuro, a patto però che si riparta da ciò che nel mondo ci rende proprietari di eccellenze: la bellezza, il genio, la creatività ancorati ai territori, e la qualità è la qualità che da quella bellezza e creatività trae ispirazione e forza, qualità che nel mondo è uno dei sinonimi d'Italia e trova riconoscimento nella forza del Made in Italy. I prodotti agroalimentari italiani dominano sui mercati mondiali. Tra i prodotti dell'agroalimentare italiano, ben 23 non hanno rivali sui mercati internazionali e vantano le maggiori quote di mercato mondiale. Ce ne sono altri 54 per i quali siamo secondi e terzi. Nonostante la contraffazione e la concorrenza sleale dell'Italian Sounding, siamo sul podio nel commercio mondiale per ben 77 prodotti. Inoltre, l'agricoltura italiana è tra le più sostenibili e siamo ai vertici per la sicurezza alimentare mondiale. Siamo il paese con il minor numero di prodotti agroalimentari con residui chimici e l'Italia è il primo paese europeo per numero di agricoltori biologici. Con 43.852 imprese biologiche, il 17% di quelli europei,
Siamo i campioni europei del settore, seguiti poi dalla Spagna con 30.462 imprese, il 12% dell'Unione Europea, e la Polonia con 25.944 imprese, il 10% di quella europea. Le Marche nel biologico, con 2.200 aziende circa, vantano una performance, delle performance superiori alle altre regioni. Non è un caso che in Italia vedono una prospettiva di lavoro futuro nel cibo quasi uno studente su quattro, con ben il 24% degli iscritti al primo anno delle scuole secondarie superiori tecniche e professionali che hanno scelto per l'anno scolastico 2014-2015 un indirizzo legato all'agricoltura, all'enogastronomia e al turismo. Ecco, il vero Made in Italy non è un filone aurifero, inesauribile, va invece difeso, protetto con cura maniacale nell'interesse dell'economia, del lavoro e della qualità della vita del paese. La lotta alle agromafie e la tutela del Made in Italy sono determinanti per il settore agroalimentare di qualità del nostro paese e della nostra regione. Se, come i dati dimostrano, l'agroalimentare rappresenta il 17% del PIL nazionale, con un valore complessivo di oltre 260 miliardi di euro, di cui 50 miliardi provengono dal settore agricolo e i suoi primati non hanno uguali al mondo, la lotta alla contraffazione alimentare e agroalimentare è vitale per la nostra economia e per il rilancio del sistema paese. Il volume d'affari complessivo dell'agromafia invece sale circa 14 miliardi di euro nel 2013, con un aumento record del 12% rispetto a due anni fa, in netta controtendenza rispetto alla fase recessiva del paese, perché la criminalità organizzata trova terreno fertile proprio nel tessuto indebolito dalla crisi. L'agricoltura e l'alimentare sono considerate aree prioritarie di investimento dalla malavita, purtroppo, che ne comprende la strategicità in un tempo di crisi, perché il cibo, come sappiamo tutti, anche in tempi di difficoltà, del cibo nessuno potrà fare a meno, ma soprattutto perché consente di infiltrarsi in modo capillare nella società civile e condizionare la via quotidiana delle persone in termini economici e salutistici. È peculiarità del moderno crimine organizzato estendere con approccio imprenditoriale il proprio controllo dell'economia, invadendo i settori che si dimostrano strategici ed emergenti, come quello dell'agroalimentare, un po' come è avvenuto in Italia, specialmente nel sud, nel settore delle energie rinnovabili. Nel settore agroalimentare, in molti territori, questa azione distorsiva coinvolge anche la distribuzione e talvolta anche la produzione di prodotti primari, come il latte, la carne, la mozzarella, il caffè, lo zucchero, l'acqua minerale, la farina, il pane clandestino, il burro e soprattutto la frutta e la verdura. Alcune stime riportate nel rapporto col Diretti e Eurispes ci dicono che almeno 5.000 locali di ristorazione in Italia sono in mano alla criminalità organizzata, bar, ristoranti, pizzerie, ecco, nella maggioranza dei casi intestati a prestanome. Questi esercizi non garantiscono solo profitti diretti, ma vengono utilizzati anche come copertura per riciclare denaro sporco. In alcuni casi, agenti dei clan rappresentano specifici marchi alimentari che impongono in tutta la loro zona di influenza. Le organizzazioni mafiose sono consapevoli che, pur non trattandosi del settore che garantisce i guadagni più consistenti e nel più breve tempo, il cibo però costituisce la necessità primaria di cui nessuno potrà mai fare a meno. Mettendo le mani sul comparto alimentare, le mafie hanno inoltre
possibilità di affermare il proprio controllo sul territorio. Non solo si appropriano di vasti comparti dell'agroalimentare e dei guadagni che ne derivano, distruggendo la concorrenza e il libero mercato legale e soffocando l'imprenditoria onesta, ma compromettono in modo gravissimo la qualità e la sicurezza dei prodotti, con l'effetto indiretto di minare profondamente l'immagine dei prodotti italiani ed il valore del marchio Made in Italy. Sono qui per dire che contro questo fenomeno dobbiamo combattere con tutte le nostre forze. Il Made in Italy agroalimentare è la leva strategica ed esclusiva per far sì che il nostro paese possa tornare da subito a competere sui mercati nazionali ed internazionali con una produzione di beni e servizi ad alto valore aggiunto, arricchito da fattori come ambiente, cultura e storia, che distinguono il marchio Italia e che sono inimitabili. Certamente la tracciabilità è un valido rimedio. Le Marche l'hanno portata avanti con il marchio QM e il sistema di tracciabilità SITRA, ma sono ancora poche le aziende, oggi un migliaio, che utilizzano questo metodo. La nostra agricoltura si rivela in questo modello di sviluppo legato alla qualità doppiamente strategica, in quanto naturale custode del patrimonio paesaggistico, ambientale e sociale, e premessa per un nuovo futuro sviluppo sostenibile. Dobbiamo difendere l'incremento di questo modello, che poi non sarebbe altro che la più importante leva per superare la crisi profonda che stiamo attraversando. Ritengo che proprio il buono e il bello siano la nostra migliore strategia di comunicazione, il volano per la nostra economia e la speranza di un lavoro per le nuove generazioni. Desidero ringraziare per questo tutti gli agricoltori, custodi del territorio. Ecco, proprio questa settimana abbiamo approvato in consiglio una legge sull'agricoltore custode del territorio. Desidero ringraziare le categorie agricole, le forze dell'ordine e le autorità, perché il loro impegno va oltre una normale azione di contrasto alla criminalità organizzata e consente di aiutare il nostro paese e la nostra regione a ritrovare la via della crescita nei settori più congeniali, che rappresentano il nostro vero tesoro, cioè l'agroalimentare, il turismo e il Made in Italy. Grazie.